Ci tenevo molto a ricordare proprio la data zero perché è un appuntamento importante. Da qui parte non solo il tour che prevede molte molte serate in tante città importanti italiane e nel mondo, ma parte proprio un nuovo periodo della mia vita, del mio rapporto professionale con il live e con tutto, perché su di noi la nostra storia è lo spettacolo della mia vita. Castel Volturno è una città meravigliosa, una storia meravigliosa, è al centro fra due importanti culture, che è quella umbra, quella toscana, c'è Cortona, c'è Arezzo, nel mezzo c'è Castiglion Fiorentino, che prima si chiamava Castiglion Perugino anche. E Aretino. Quindi siamo proprio al centro. Su di noi la nostra storia! Ci è voluto parecchio per convincere. La domanda è, premesso che a pagare e a morire si fa sempre in tempo, la domanda è perché Pupo non è venuto prima al Teatro Spina, visto e considerato che andava da Magino in tempi non sospetti con i preistorici. Anche con i preistorici, sì. E quindi, onestamente, Enzo ha saputo coniugare le sue esigenze professionali con questa bellissima tournée e il suo legame, lui dice di me, ma lui ha un legame con il territorio profondo, ha saputo coniugare i due obiettivi e l'onore che ci dà essere qui al Teatro Spina per questa edizione zero è elevata. Avremmo avuto bisogno dei posti della Scala di Milano invece che dei posti disponibili del Teatro Spina. Ancora il treno, allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima, tornerò, com'è possibile un anno senza te. Visto tra i personaggi che appare Maurizio Costanzo, è un ricordo? Sì, è un ricordo, Costanzo è per me è la ripartenza, perché nel 1989 Gianni Boncompagni, aretino doc, originario di Mulinnovo, vicino a Palazzo del Pero, Gianni Boncompagni mi chiamò nell'89 in un periodo di crisi importante della mia carriera a condurre Domenica Inn accanto a Edvige Fenech. Perché mi chiamò? Perché mi vide al Maurizio Costanzo Show, che era un po' un luogo dove era un po' uno zoo umano, dove andavano tutti i personaggi anche in difficoltà, insomma, e io portai il mio babbo con me, Fiorello, il mio babbo Fiorello, e lui ebbe una simpatia pazzesca per il mio babbo, che disse: se il babbo è così simpatico sono convinto, perché allora all'epoca non ero considerato molto simpatico, ero un cantante un po' in crisi, diciamo. Io sono diventato poi un personaggio televisivo grazie a Costanzo e a Boncompagni e grazie al mio babbo che ha veicolato e mi ha fatto tirar fuori la parte simpatica che è sua, che aveva lui. Mi sta vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo. Di te non mi stanco mai, su di noi ancora.